Que yo te quiero con locura y tú me quieres también. Questo progetto è stato finanziato dal programma Erasmus Plus, diciamo chiave giovani, quindi uno scambio giovanile. Questo Erasmus viene chiamato, questo progetto si chiama Intercultural Bridge, che riguarda la tematica sull'apprendimento culturale attraverso i balli popolari. I ragazzi che sono adesso ospiti a Tortorella sono 30 e provengono da Italia, Grecia, Croazia, Spagna, Romania e Turchia. Precisamente i turchi vengono sono curdi. E perché poi questi ragazzi sono stati radunati a Tortorella? Allora, anche la location non è un caso. Proprio quando ho scritto il progetto io ho pensato che questo progetto doveva essere realizzato a Tortorella per vari motivi. Prima cosa è un borgo molto accogliente, insomma, e che si sposa bene con i balli popolari, perché la popolazione di Tortorella spesso durante le feste balla, è sempre coinvolgente, insomma, e proiettarle attraverso i balli popolari intereuropei era una bella cornice. Sì, è una bella cornice. Quindi diciamo che il primo novembre c'è la possibilità a Tortorella di far interagire questo gruppo di giovani con il pubblico che vuole venire a Tortorella. A Tortorella. Si ballerà, si mangerà.